Eccola, questa è la famosa mosca delle olive. Le temperature tutte favorevoli al suo sviluppo. Le olive si sono ingrossate a causa delle piogge, quindi sono molto appetibili e comincia a ovideporre. La mosca, una volta che ha ovideposto l'uovo, da questo uscirà una larva che, in base al suo sviluppo, affronterà tre stadi, larva di prima età, di seconda e di terza, fino a che la larva di terza scaverà una galleria fino all'uscita dall'oliva, lasciando però una pelle ancora chiusa. La larva ritornerà verso l'interno e si impuperà. Dopodiché la mosca, che uscirà dalla pupa, sfonderà con la testa, quella si chiama finestra, che penso io impedisca ai parassiti di entrare, e dalla fuoriuscita cominceranno i danni, quelli più seri. Ecco qua un'altra ovideposizione. Adesso facciamo un esperimento. Appena se ne va, raccogliamo quest'oliva. Un po' di vento, non sono io che ballo. La portiamo in azienda e vediamo se ha inserito l'uovo. Ultimo sforzo. Piegamento. Ole, tolto l'ovidepositore, si sfrega le mani. Adesso prenderemo quest'oliva, la porteremo a casa e la guarderemo con il microscopio. Siamo pronti, ho già fatto un taglio, un'incisione, adesso vediamo se riesco a mettere la fotocamera nell'obiettivo del microscopio. Adesso con l'altra mano, col bisturi, apro la pelle già incisa ed eccola dentro l'uovo, l'uovo della mosca olearia, da cui poi uscirà la larva. Qua ci sono due punture, una quella destra è sterile, sotto non c'è niente, mentre quell'altra è una puntura di ovideposizione. Adesso tirerò fuori l'uovo col bisturi e ve lo faccio vedere. Questo è l'uovo della mosca olearia. Ciao a tutti!